anni. La gerarchia dell'esercito ha cercato di negarlo, l'hanno negato i ministeri, poi ci sono state ammissioni e commissioni. Adesso siamo a una novità, un generale in carica denuncia che fino a un paio di anni fa nei teatri dove eravamo occupati non si faceva nessun tipo di prevenzione rispetto ai nostri militari. Guardate, c'è un'inchiesta. Da almeno 20 anni in Italia c'è uno scontro sull'uranio impoverito. Decine di sentenze hanno condannato la difesa a pagare indennità e risarcimenti a militari ammalati o morti di tumore, soprattutto linfomi e leucemie, che i medici e i giudici collegano agli agenti nocivi, connessi anche all'impiego di proiettili rivestiti con uranio impoverito. Nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan, non è l'uranio in sé che provoca i tumori, ma le nanoparticelle metalliche che rimangono nell'ambiente dopo la perforazione di corazze e altri obiettivi. L'ultima di 4 commissioni d'inchiesta nel 2018 accusa gli stati maggiori di non aver protetto i militari. Vale 172 morti e 7.693 malati. Ora, però, il conflitto si è aperto all'interno dei vertici militari. Un alto ufficiale dei corpi speciali dell'esercito, il generale Roberto Vannacci, ha fatto un esposto alla Procura Ordinaria e alla Procura Militare di Roma, in cui racconta la sua esperienza al comando della missione militare in Iraq. E lì ipotizza gravi e ripetute omissioni nella tutela della salute e della sicurezza del contingente militare italiano, costituito da migliaia di militari impiegati in Iraq nel 2017-2018 e sottoposti tra l'altro all'esposizione all'uranio impoverito, senza che alcuna informazione fosse fornita al riguardo e senza che alcuna mitigazione dei rischi fosse attuata. Allora, l'uranio impoverito, avete capito bene, viene utilizzato per rendere più potenti e più pesanti sostanzialmente i proiettili. Ha degli effetti però devastanti alla lunga, può provocare tumori come avete visto. Tant'è vero che nel 2011 Carla Del Ponte, che era allora capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, affermò che l'uranio impoverito utilizzato nelle armi della NATO avrebbe potuto essere considerato un crimine di guerra. Questo poi non è avvenuto. Il problema è che i nostri militari, i nostri soldati stanno prendendo coscienza anche tra qualcuno dei loro vertici e quindi adesso vogliono assolutamente che le cose cambino. Guardate la seconda parte della nostra inchiesta. Il generale chiama in causa l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, allora alla guida del COI, il Comando Operativo Interforze che gestisce le missioni all'estero e oggi capo di Stato Maggiore della Marina. I documenti del COI, anche riservati, escludono il problema uranio, eppure sarebbe stato impiegato anche nell'attacco al palazzo di Baghdad, che ospita il comando italiano. Vannacci nell'esposto spiega di essere stato nominato datore di lavoro con tutti gli obblighi per la salute del personale dipendente, ma non aveva gli elementi per valutare i rischi, né ha potuto nominare il medico e il responsabile della sicurezza. Se succede in un'azienda privata o pubblica, la denuncia penale in genere arriva coi vertici delle forze armate. Vedremo. Intanto le procure stanno lavorando. Vannacci afferma di aver firmato provvedimenti per limitare la permanenza dei militari in Iraq a 6 o massimo 9 mesi, mentre Cavo Dragone alla commissione d'inchiesta ha detto che la permanenza media è di 4 mesi. A quanto ci risulta, prima di fare l'esposto, Vannacci ne avrebbe parlato anche con il capo di Stato Maggiore della Difesa Vecciarelli e con l'allora ministra Elisabetta Trenta. Peraltro Vannacci, a differenza di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, non è stato punito o messo da parte, ma addirittura promosso generale di divisione. Gli abbiamo chiesto un'intervista, ma l'esercito non gli ha dato l'autorizzazione. Lo Stato Maggiore della Difesa non risponde perché ci sono indagini giudiziarie in corso. La questione dell'uranio impoverito nelle zone di operazione nelle quali sono state coinvolte le forze armate italiane rimonta, per la mia esperienza, al 2017-2018, periodo nel quale io svolgevo l'incarico di comandante di contingente nazionale in Iraq. Ora, la presenza di uranio impoverito in Iraq era nota al Ministero della Difesa. Tant'è vero che lo stesso Ministero della Difesa aveva promosso e commissionato lo studio SIGNUM nel 2004. SIGNUM sta per studio impatto genotossico nelle unità militari. Questo studio è stato pubblicato nel 2011 e questo studio è stato condotto in Iraq proprio perché, si legge proprio dalle
frasi scritte nello studio stesso, era certa la presenza di queste nanoparticelle di uranio impoverito in Iraq stesso. Ora, durante la mia presenza in Iraq nel 2017-2018, a maggio del secondo anno, sono stato nominato datore di lavoro. E quindi sono andato a cercare se ci fosse un documento di valutazione dei rischi o comunque un documento che informasse tutti i militari della presenza di questo pericoloso metallo pesante e delle precauzioni da adottare proprio per minimizzarne i rischi. Io non ho trovato nulla di tutto ciò, non ho trovato un documento di valutazione dei rischi e non ho trovato neanche la designazione di un datore di lavoro che fosse precedente al mio. Cosa che mi ha portato, chiaramente, a fare quei due esposti alla Procura della Repubblica, uno alla Procura ordinario e l'altro alla Procura militare, in quanto non risultava agli atti in mio possesso che fosse stata presa alcuna precauzione ed alcuna opera di informazione per tutti i militari che componevano il contingente circa la presenza di uranio impoverito, nonostante ne fosse nota da svariati anni la sua presenza e fosse stato fatto addirittura uno studio per cercare di capirne la concentrazione, e quindi non fosse stata data alcuna informazione per poter prevenire gli eventuali rischi da esposizione al contatto con queste nanoparticelle. Grazie.